Scritto e diretto da Christopher Nolan, Inception è un cult del 2010 interpretato da Leonardo DiCaprio e vincitore di 4 premi Oscar: miglior fotografia, miglior audio, miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali. Il film è un viaggio all'interno dei sogni dei vari personaggi e infatti le prime lettere dei nomi dei protagonisti, Dom, Robert, Eames, Arthur, Moll e Saito, compongono proprio la parola Dreams, che in inglese significa sogno. Nel sogno le difese coscienti si abbassano e questo rende i pensieri vulnerabili al furto. Christopher Nolan voleva la massima segretezza sul film. Pensate che sul set, in fase di casting, gli attori non potevano leggere in maniera autonoma il copione, ma dovevano recarsi personalmente nell'ufficio del regista, con lui lì di fronte. E se proprio c'era qualche impedimento, la sceneggiatura veniva consegnata ai loro agenti, che però dovevano firmare dei contratti con delle clausole veramente minacciose per evitare la fuga di notizie sulla pellicola. Inoltre Nolan, di proposito, realizzò un trailer molto criptico e di difficile comprensione per lo spettatore, perché se si voleva sapere qualcosa di più su Inception, bisognava andarlo a vedere al cinema. Si fidi, è il mio lavoro, sta nascondendo qualcosa e noi dobbiamo sapere che cos'è. Inizialmente la Warner Bros. Pensava di realizzare il film in 3D, ma Christopher Nolan si rifiutò categoricamente perché il 3D avrebbe distratto lo spettatore dall'esperienza narrativa di Inception. Inoltre il regista volle utilizzare il meno possibile la computer grafica, solamente lo stretto necessario. Perché? Perché quando sogniamo, i sogni ci sembrano reali e quindi troppe elaborazioni virtuali avrebbero reso palese la finzione. Noi portiamo il soggetto dentro quel sogno e lui lo riempie con il suo subconscio. Inception è una pellicola un po' difficile da comprendere. Si passa dalla realtà al mondo dei sogni a più livelli per decine e decine di volte. Pensate che quando le TV giapponesi trasmettono questo film, mostrano sempre una scritta che indica il livello di sogno in cui ci si trova in quel momento. È un po' una specie di istruzioni per l'uso. La fotografia della pellicola, comunque, aiuta in qualche modo lo spettatore, perché a ogni stadio del sogno è stato dato un look distintivo con colori caldi, freddi o neutrali, a seconda della struttura o del livello. 5. 6. L'unico modo per sapere se ha fatto il lavoro. Oggetto importantissimo per la trama è il totem, che fa capire a chi lo possiede se si trova nel mondo reale o in quello dei sogni. Ad esempio, per Leonardo DiCaprio, il protagonista, è la trottola, che quando viene lanciata e continua a roteare all'infinito, allora mostra appunto al suo personaggio che si trova nel mondo dei sogni. In caso contrario, se cade, è nel mondo reale. Alcuni però sostengono che il totem del protagonista non sia la trottola, bensì la fede al dito. Quando la indossa siamo nel sogno, altrimenti ci troviamo nella realtà. Ma spesso l'anulare sinistro di Cobb viene volutamente tagliato fuori dall'inquadratura per rendere il mistero più fitto. Nel finale, comunque, quando DiCaprio mostra il passaporto, vediamo che l'anello non c'è e quindi potremo supporre di trovarci nella realtà. Ma è davvero così? Bentornato a casa, signor Cobb. Grazie, signore. La produzione dovette affrontare parecchie difficoltà, poiché le riprese furono effettuate in così tante location da toccare 4 continenti diversi, ognuno con le sue particolarità climatiche. Ad esempio, sul set a Tangeri, in Marocco, la troupe si trovò a lavorare a una temperatura di ben 45 gradi. In Inghilterra andò meglio, anche perché Nolan utilizzò un hangar che aveva già attrezzato per Batman Begins e per Il Cavaliere Oscuro. Erano state ricreate delle ambientazioni in grado di inclinarsi e di girare su se stesse, per dare agli attori la possibilità di cimentarsi con l'azione a 360 gradi, simulando l'assenza di gravità senza ricorrere troppo alla computer grafica. Le riprese più complicate, però, si sono svolte in Canada, su una pista da sci inutilizzata in quel periodo. La struttura a più piani che vediamo nel film è stata realizzata da zero, completata in 3 mesi, ma con parecchie difficoltà create dal clima, un freddo glaciale che ghiacciava letteralmente le vernici appena si scoperchiavano i barattoli.
Inoltre il set, poco prima dell'inizio delle riprese, fu colpito da una tormenta di neve che sembrava non finire più, complicando i piani della produzione e distruggendo la tabella di marcia. Devi riuscire ad allontanare la sicurezza dall'edificio, hai capito? Ultime rapide curiosità e cominciamo dicendo che la Warner Bros. Spese ben 100 milioni di dollari per promuovere la pellicola. Inception quindi era sulla bocca di tutti gli appassionati di cinema e questo lo aiutò molto al botteghino, fu un grande successo, ma lo rese anche uno dei film più piratati di sempre. Pensate che in un solo anno venne scaricato illegalmente da 10 milioni di persone. Inoltre, Inception dura 2 ore e 28 minuti ed è un riferimento alla lunghezza di 2 minuti e 28 della canzone che la fa da padrona nella pellicola. La si sente spesso, anche sotto mentite spoglie. Ad esempio, i lenti tromboni che indicano che un sogno sta per finire sono basati su una versione rallentata del brano. Infine, l'aspetto più interessante del finale, molto controverso e dibattuto in rete, è che DiCaprio si precipita dai figli senza verificare se la trottola continua a girare. È così felice che non si preoccupa più di sapere se si trova nel sogno o nella realtà, come a dire, anche se sto sognando, non svegliatemi. Bene, queste erano le più belle curiosità di un cult come Inception. Tanto è un sogno.